Sera, devo dire che sinceramente oggi non vorrei essere qui, perché è una cosa, dolorosa, insomma. Mauro Martini era un uomo che nella sua vita ha fatto una moltitudine di cose. Ripensando, non aveva ancora 50 anni quando ci ha lasciato, sembra quasi impossibile che abbia fatto tutto quello che in realtà ha fatto. Era un uomo molto libero, era un uomo molto curioso e forse anche era una persona un po' triste. Dopo la sua morte diverse persone, mi sembra anche una cosa abbastanza naturale, ci conoscevamo da tanto tempo, mi hanno chiesto: ma da quando è che vi conoscevate? Quando è stato il vostro primo incontro? Devo dire che ho cercato di riandare più di una volta con la memoria, ma era talmente così consuetudine sentirci, vederci un giorno sì, uno no, quando era a Trento, trovarci a pranzo, a cena, sentirci talmente tante volte per telefono, per mail e via di seguito, che non sono riuscito a ricordarmi quando è stata la prima volta in cui l'ho conosciuto. Di sicuro l'ho visto una volta a Milano, forse quella è stata la prima volta, quando c'era la rivista L'Ottavo Giorno. Eravamo l'83 forse, è stata una rivista importante, si occupava di quello che accadeva nell'Europa centro-orientale, nell'Unione Sovietica di allora. Si parlava, Mauro assieme ad alcune altre persone che oggi sono qui, faceva parte della redazione di quella rivista. Sicuramente l'ho rivisto quando c'era Reporter, dove scriveva un sacco, scriveva grandi articoli e collaborava poi a quel bellissimo supplemento settimanale che è stato Fine Secolo. Di questo in un ricordo ne ha parlato a lungo, mi pare, Adriano Sofri, che di Fine Secolo è stato, come dire, l'animatore oltre che il direttore. Poi l'ho conosciuto bene dopo che, verso la fine del 1986, io allora ero il direttore di una casa editrice che non esiste più, che si chiama La Reverdito, credo che sia stata la casa editrice che all'inizio pubblicava i libri di questa facoltà, perché fece un contratto, sono usciti almeno 3-4 titoli quando ero il direttore. E un giorno, tra i tanti dattiloscritti che arrivavano, me ne arrivò uno che, vedendo da chi veniva, me lo portai a casa invece di darlo, come accadeva sempre, ad Antonio Pitamis, che allora lavorava in Mondadori, ma era lui che leggeva la saggistica. Credo di da qualche parte, in qualche scatola, in qualche cantina, di possederlo ancora, prima o poi salterà fuori. Era questo dattiloscritto pieno di ritagli di pagine incollate. Allora non c'erano i computer, quando si scriveva funzionava il lavoro di forbice e di colla, rimettere assieme, a rincollare assieme quello che oggi è una banalità fare con un word processor. Allora veniva fatto tutta mano. Gli ultimi due capitoli mi ricordo che erano un qualcosa di work in progress ed erano una fisarmonica, tante furono le aggiunte che fece l'ultimo capitolo nel giro poi di bozze. Ricordo di averlo letto subito, il dattilo scritto, ed aver deciso di pubblicarlo prima ancora che lo leggesse Antonio Pitamis, che quella collana dove pochi mesi dopo, molto velocemente, perché mi pare che fosse il marzo dell'87, quel libro, Le mura del Cremlino, venne pubblicato, era il suo primo libro. Oggi non c'è l'attenzione che c'era verso la Russia, quella pari a quella che c'era in quegli anni verso l'Unione Sovietica. Qualche anno prima, nella primavera del 1985, Mikhail Gorbaciov era diventato segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e nel giro di un anno e mezzo in quel paese la storia aveva iniziato a correre molto velocemente, e in quel periodo si assisteva ad una messe di uscite, di commenti, di articoli, di analisi, di libri. Se oggi noi ci andiamo a riguardare tutto quello che veniva pubblicato
A quell'epoca ci accorgiamo che molti di quei libri non hanno retto alla prova del tempo. Se andiamo a guardare oggi Le mura del Cremlino, certo, è un libro che ha il segno dei quasi 20 anni che sono trascorsi dalla sua pubblicazione, ma ha una parte del libro indubbiamente è ancora oggi leggibile, utilizzabile, godibile, fruibile. Mauro aveva cominciato a occuparsi dell'Est Europa partendo dalla Polonia. È stato tra l'altro la Polonia di quegli anni, pre-89, dell'inizio degli anni 80, era l'unico paese in cui gli archivi del Partito Comunista erano accessibili anche agli studiosi stranieri, gli archivi che coprivano il periodo fino al 39, cioè quelli fino allo scioglimento del Partito Comunista Polacco, e di una ricerca proprio sullo scioglimento del Partito Comunista Polacco. Quello fu il suo lungo lavoro di laurea, e rispetto a quello che esisteva sull'argomento, qualche articolo in polacco uscito su Cultura molti decenni prima e un paio di lavori pubblicati in inglese, è rimasto questo di Mauro, è molto più documentato, perché per quelle che erano le limitate fonti di archivio a cui aveva potuto accedere, aveva lavorato negli archivi diversamente dagli studiosi americani. E poi, voi tutti ormai lo saprete, quando aveva finito, ultimato il suo lavoro, che tra l'altro è un bel lavoro, decise che non andava a discutere la tesi di laurea. Di quel lavoro ce n'è qualche copia, una la posseggo anch'io, perché me l'aveva data, e invece di essere discussa divenne poi un articolo pubblicato in un quaderno della Fondazione Feltrinelli. Aveva a lungo frequentato la Polonia, aveva coltivato molte amicizie tra le persone del dissenso, dell'opposizione, Jacek Kuron, ma soprattutto forse la persona a cui più era legata in un rapporto di grande amicizia era Adam Michnik, il direttore della Gazzetta Wyborcza oggi, ma uomo di punta del dissenso, di cui Mauro fu traduttore di saggi, di articoli, pubblicò o tradusse anche il suo libro L'etica della resistenza. E Mauro è debitore, per come ha elaborato il suo pensiero, molto debitore di tutte le discussioni polacche, della lettura di studiosi polacchi, soprattutto per avvicinarsi soprattutto a quello che è stato l'altro grande poi interesse che ha sovranzato quello sulla Polonia, cioè quello sulla Russia e l'Unione Sovietica. Nel suo primo libro cerca di indagare questo rapporto tra Russia e Unione Sovietica in una prospettiva di non guardando alla contingenza, bensì in una prospettiva di lungo periodo, passando dalla storia alla politica e utilizzando molto le fonti letterarie, assegnando un ruolo particolare proprio alla parola letteraria e soprattutto ragionando di Russia e Unione Sovietica nel lungo periodo, nel profondo rapporto con l'Europa. Negli anni successivi ha lungo lavorato scrivendo moltissimo, scrivendo per quotidiani, per riviste, è stato nella seconda serie dell'Ottavo Giorno e poi nell'Europa Ritrovata, altra rivista che si occupava dell'Europa centro-orientale dopo la caduta del muro di Berlino. Per anni è stato il caporedattore di Mondo Operaio, ridiede vita ad una rivista la cui testata era di proprietà, aveva avuto ben nobili origini, perché era la rivista di Silone e di Chiaromonte, Tempo Presente, negli anni in cui se ne è occupato la rivista divenne
una pubblicazione estremamente, estremamente interessante e viva. Ha continuato a scrivere per giornali, è stato fondatore di una, di un'agenzia di stampa, Lettera 22, poi qui abbiamo il suo successore, Attilio Scarpellini, che ci parlerà di questo e ci parlerà poi del rapporto di questa passione di giornalismo militante o passione del mondo, come credo, come è il titolo del, del suo intervento. Mauro ha tradotto molto, ha tradotto dal russo, ha tradotto dal polacco, ha tradotto saggistica, ha tradotto letteratura, ha tradotto anche poesie. Poi una decina di anni fa, insomma, tutto quello che ha fatto in qualche modo gli è stato riconosciuto anche dall'Accademia, perché quando in questa facoltà è stato bandito il concorso alla cattedra poi che ho occupato per quasi 10 anni. Nel 97. E però quando è stato in facoltà non è che si è adagiato, ha lavorato tanto. Io ho sentito dopo la sua scomparsa di colleghi che dicevano Dio quanto lavorava, perché poi si sono dovuti dividere i compiti di cui si faceva carico, di cui si faceva carico lui prima, ma ha continuato a produrre moltissimo, ha continuato a scrivere su giornali come l'Espresso. Mi dispiace che oggi non ci sia qui uno del Golcorn, che avrebbe dovuto, che dell'Espresso è il caporedattore della cultura e che è stato trattenuto a Roma, ma che avrebbe dovuto tratteggiare un profilo intellettuale di Mauro molto, sicuramente molto, molto migliore delle poche cose che vi sto dicendo io. Ha scritto moltissimo, recensiva libri dal Foglio al Diario, Alias, il supplemento che esce il sabato nel Manifesto. Soprattutto seguiva le cose di Russia e di altri paesi dell'ex Unione Sovietica, a volte anche della Polonia, sul Foglio. Tanti degli articoli che su quel giornale uscivano anonimi erano dovuti alla sua penna. Che dire, era anche nel comitato di redazione di Nuovi Argomenti, ha fatto il lettore di libri per molte case editrici, poi vi dirà Francesco Cataluccio di un lungo sodalizio, prima di tutto personale, ma anche poi un'avventura intellettuale. Quando Anna Raffetto in qualche modo lasciò, dovette lasciare l'Einaudi per passare alla Delphi, dopo che era scoppiato lo scandalo per la pubblicazione, per la mancata pubblicazione nel volume dei Meridiani, dei Millenni dell'Einaudi, di una conversazione a tre tra Anna Raffetto, tra Piero Sinatti, che tra l'altro è qui oggi, e Gustav Herling, e questo testo all'ultimo momento non venne pubblicato perché gli autori si erano rifiutati di tagliare alcune parti che alla casa editrice non erano risultati graditi, parlo dei racconti della Kolymá di Varlam Shalamov, al posto della Raffetto subentrò come slavista dell'Einaudi Mauro, ma continuava a collaborare anche con altre case editrici mentre era all'Einaudi, ogni tanto leggeva qualche libro per altri editori, ma di questa sua attenzione, di questa curiosità, di questa passione, vi dirà poi, di questo sguardo puntuale su che cosa era importante, su che cosa si pubblicava negli altri paesi, vi dirà meglio, credo, Francesco Cataluccio. Così a memoria, io credo che il 2003 sia stato l'anno in cui, su commissione ha letto il maggior numero di cose che stavano uscendo, libri già stampati e dattiloscritti. Era molto insoddisfatto di come si stava facendo conoscere in Italia la letteratura russa contemporanea. Trovava in qualche modo insopportabile che il criterio fosse il fatto che un libro aveva avuto un certo successo decontestualizzato, poteva essere riproposto in Italia a volte traducendo delle cose assolutamente incomprensibili per i richiami interni al lettore italiano.
era anche un po' insoddisfatto della stessa Einaudi, perché perdevano molto tempo. Il 2003 è un anno in cui lui propone un sacco di libri e si va a rilento, mentre poi in casa editrice hanno attenzione verso altri che lui riteneva che non dovessero ricevere l'attenzione che gli davano. Mi ricordo un episodio, credo che fosse la tarda primavera, perché poi io lo lessi in estate. Un giorno ci troviamo a pranzo, arriva e mi passa una cartellina e dice: io stavo preparando una collana di libri per una casa editrice in quel momento, e mi dice: leggi questo, per l'Einaudi non va bene, anche se... E lì ce l'hanno lì da un anno, in Russia non era ancora stato pubblicato, lo sarebbe stato pubblicato qualche mese dopo, era un datiloscritto di un centinaio di pagine. Dice: in Einaudi non raggiungeranno mai il break even, cioè il punto di pareggio tra far uscire nello stile libero chi mai comprerà 4-5 mila copie di questo libro. Ora io faccio offrire a settembre, faccio offrire all'editore per cui stavo facendo questa collana di libri una cifra molto modesta. Il datiloscritto circolava da un anno in Italia, nessuno l'aveva acquistato, credo che la gente non ho avuto modo di andare a incontrare, forse l'agenzia Nabu di Firenze, qualcosa del genere. E questi, molto furbi, dicono ai Einaudi che c'è qualcuno che vuole comprare questo datiloscritto, e senza avvertire Mauro, questi offrirono un anticipo di 5.000 euro, che era molte, molte volte quello che io avevo fatto offrire io per un libro che avrebbe venduto, non sarebbe mai ritornato, soltanto la casa editrice, soltanto delle spese dell'anticipo e nemmeno dei costi di traduzione. Era molto insoddisfatto di alcune di queste cose che si venivano pubblicando per quanto riguardava la letteratura russa. Ma per lui la letteratura, come le arti, erano una sorta di grimaldello per reggere la vita sociale, la vita politica. Un grimaldello per scardinare quella porta che ci permette di capire la Russia e la sua società. Forse anche per il tipo di la conoscenza della Russia passata attraverso la Polonia, Mauro aveva un'attenzione, secondo me, maggiore rispetto a quella di altri, un'attenzione maggiore rispetto alla Russia, alla scansione lenta del tempo di quel paese, alla scansione lenta del tempo in quel paese, in un paese così vasto. Poi, per dire delle ultime cose che brevemente, per fare cenno alle ultime cose, dalla Bruno Mondadori, allora diretta da Cataluccio, nel 2002 pubblicò Oltre il disgelo, che è un libro molto interessante e stimolante, perché prima di altri cerca di dare una periodizzazione soprattutto della letteratura post-sovietica, una periodizzazione peraltro originale rispetto a quella che hanno dato altri studiosi. E poi c'è l'ultimo libro, L'utopia spodestata, che uscì dalla tipografia quando lui era già in ospedale a Firenze. Ricordo, io l'avevo ricevuto il giorno prima e mi disse, per caso il giorno dopo ero lì, mi disse com'era, se avevo visto il libro e com'era, e così si parlò di presentarlo quando si sarebbe rimesso a posto, perché a quel libro teneva molto. E quel libro, secondo me, è un libro che forse in alcuni punti è un libro incompiuto, fa parte di un work in progress, ma è un libro che ragiona su un tema molto importante per la comprensione della Russia di oggi, cioè ragiona sul fatto che il postmoderno e internet in qualche modo hanno scardinato alcuni dei... come dire, hanno avuto una carica sovversiva che ci impongono di abbandonare uno dei paradigmi interpretativi della Russia come polarità fra due città, tra una San Pietroburgo aperta verso l'Occidente e una Mosca antioccidentale, una scansione, un pendolo che si muove soltanto
tra questi due poli. Invece la carica sovversiva del postmodernismo e di internet hanno scardinato la cultura russa di oggi. Internet, la pubblicazione delle riviste in rete ha fatto perdere quel ruolo centrale che hanno Mosca e San Pietroburgo. In qualche modo questo lo si vede anche nella scelta dei poeti che ha fatto Mauro per quel volume che era uscito a fine dell'altro anno per la collana di poesia dell'Einaudi, in cui i poeti che vengono non da Mosca e da San Pietroburgo sono altamente rappresentati. Questo cambiare delle polarità e quindi dell'approccio che noi abbiamo avuto nel guardare in passato alla Russia, questa intuizione di Mauro su cui bisogna secondo me ragionare, ci impone di cambiare anche i termini di discussione sulla stessa Russia. E questo di questo libro, questo lavoro ancora in corso, credo che sia qualcosa di molto importante che ci ha lasciato. Prima di poi lasciare la parola alle persone che debbono intervenire, che oltretutto sono state anche di Mauro, legate a Mauro da lunghi rapporti di amicizia, soprattutto prima che di avventure intellettuali, voglio ricordare che la casa editrice Metauro aveva pubblicato un libro, Mauro Martini legge il dottore Scivago di Pasternak, e molto generosamente la casa editrice ci ha dato le copie del libro, un quantitativo di copie di questo libro che sono qui, che si possono acquistare dietro facendo una donazione e il ricavato ovviamente di questa vendita andrà, sarà devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che abbiamo qui rappresentato dal professor Mario Cristofolini, che tutti conoscerete perché nella scorsa legislatura è stato anche presidente del Consiglio Provinciale, animando anche in modo molto ricco l'edificio che è Palazzo Trentini negli anni in cui è stato appunto presidente. Io credo che... Ah sì, l'ultima cosa che volevo dire, noi è già aperta per chi la vuole consultare, noi come XEO stiamo poi aprendo in modo formale una biblioteca, contiene una biblioteca abbastanza specializzata ovviamente perché contiene materiale sull'Europa centro-orientale, l'ex Unione Sovietica, la Russia di oggi, eccetera. A breve, quando sistemate alcune cose che sono le normative di sicurezza, tutto questo per poter far accedere in modo sicuro e non dover pagare danni se qualcuno per caso inciampasse, cadesse, si facesse male al suo interno, quando la apriremo formalmente, ovviamente la nostra biblioteca la intitoleremo a Mauro. Grazie.